È così la canzone, volto popolare, familiare, brillante, divertente, con l'ironia intelligente iscritta nel DNA. Da conduttore televisivo ha sempre portato nelle nostre case sorriso e leggerezza. Benvenuto a Claudio Lippi. Scusa, ho un momento di commozione, perché in tutti i 60 anni che festeggio nel 2024 di presenza negli studi televisivi, una presentazione così non l'ha fatta neanche Paolo. Te la meriti, Claudio, te la meriti, te lo dico con tutto il cuore. Ed è imbarazzante, perché io della stessa, come dire, la stessa immagine che ho di te non è quella del giornalista, con tutto il rispetto per tutti i colleghi che hanno fra l'altro dato un contributo negli anni alla nostra televisione. Io credo che tu vada al di là del giornalista. Grazie. Stai facendo un programma che sta insegnando, e l'augurio che faccio al paese, non tanto a te, è che da questo programma si incominci a capire che abbiamo tutti un cervello, ognuno ha il diritto di usarlo, ma tutti abbiamo il dovere di usarlo al meglio. Grazie, Claudio. Però basta, perché grazie. Intanto, come stai tu? È da un po' di tempo che non ti si vede in TV. Sì, è vero, ci sono alcuni motivi di scelta personale, che sono dovuti al fatto che, siccome il tempo passa, la televisione, secondo me, avendone vissuta quasi 8 decimi, perché io l'ho vista per primo a 9 anni nel 54, nel 64 c'entravo, ho percorso questi 60 dei 70 anni. Quindi la televisione ha subito, la televisione, la società, il mondo, sta subendo trasformazioni, direi di ora in ora, con i social, con internet e così via. E quindi ho cercato di fermarmi quando dovevo capire come adeguare un linguaggio, non perdendo le mie caratteristiche. Come nel famoso gioco dell'oca, ripartiamo dal via, appunto, primi anni 60, la carriera di Claudio inizia come cantante. Guardiamo una clip di qualche anno fa. Cosa importa se prima eravamo amici, se la sera uscivamo per parlarci? Cosa importa se ora qualcosa è cambiata? La sera usciremo per amarci. Non hai niente, ma niente da nascondere al mondo. Il tuo amore profondo. E nessuno, nessuno potrà dirti qualcosa che ti faccia che dire. Insomma, eri intonato comunque, molto intonato. Sì, intonato, sai cosa c'è? Che io non, quando interpreto cerco di vivere quello che racconto, non ho la genialità di essere autore, non conosco la musica e non la scrivo, quindi interpreto quello che allora mi veniva consigliato. Ma tu avresti vissuto solo di musica? Avrei voluto vivere di solo musica, però il tempo, le ere, come dire, le trasformazioni nella vita non sono mai prevedibili, e quando accadono mettono in grado di dover ragionare. All'inizio c'è la radio, che lo ricordiamo, che quest'anno era, compie 100 anni. Compie 100 anni, io meno, per fortuna qualche cosa di più giovane ce l'ho ancora. Compie 100 anni e la radio era, avviso chiunque a casa abbia la voglia e abbia la cortesia di seguire questo spazio. Giorgino lo si segue a prescindere. Quando dico c'erano gli anni, non c'è la nostalgia del passato perché è passato. C'è la gioia di aver vissuto tempi che in alcuni aspetti della società si sono deteriorati. Quelli erano anni in cui la radio erano, come dire, le scuole medie, le superiori. Passato l'esame radio si arrivava all'università, che era, che la, era televisione. La televisione. E infatti andiamo alla televisione, nei primi anni 70
tra i tuoi maestri c'è Corrado. Vediamo insieme questo filmato. Grazie. Ora, no, io vorrei sapere la mia veste qui, cioè se devo controllare quello che fai. Ti vedo nervoso poi. No, ecco, in effetti sono nervoso, sono nervoso perché non è facile. Io inizio da poco, ho iniziato da poco questo tipo di attività, se mi guardi così è peggio, ho iniziato da poco e in effetti no, sono un po' emozionato. Te la cavi benissimo, guarda, se me lo lasci dire, insomma, cioè, te la cavi benissimo, solo mi sembra che così non è il senso dell'ospitalità, ecco, lasci così gli ospiti da soli, deve essere un presentatore, deve essere veramente il padrone di casa, un uomo di classe, un uomo distinto, chic, il vero gentleman, capito? E c'è questa, dico, è mezz'ora che stanno aspettando, non lo so. Per adeguarmi. Senti, Claudio, è da Corrado che hai in qualche modo acquisito quest'ironia oppure è un dono di natura? Credo che l'ironia non si acquisisca, anche perché è un'arma a doppio taglio, perché molto spesso può essere non compresa, ma lo ignoro, perché comunque è un modo per me per vivere più serenamente di quanto non sarebbe se prendessi tutto sul serio. Corrado è stato, io ho avuto un'altra grande fortuna, quella di avere, vivere tempi nei quali avevamo dei maestri, nel senso che c'era Mike per il quiz, c'era Tortora, che ritengo la vittima più grossa della storia di chi faceva la televisione e della storia dell'ingiustizia, ed era una persona squisita, c'era Pippo. C'era Pippo, Pippo è stato, c'era Corrado. E Corrado era quello che io ho vissuto di più e che a furia di guardarlo ho riconosciuto delle caratteristiche che per un po' mi hanno preoccupato, perché non c'è niente di peggio che poi essere paragonato come una cover di un personaggio. Certo. E invece quell'ironia era un'ironia nordica rispetto alla sacrosanta ironia romanesca. Però si fondevano. Si fondevano. E il risultato era naturalmente molto molto significativo. Adesso voglio far guardare a Claudio, ma soprattutto ai nostri telespettatori, una sigla che sicuramente farà a tutti tanto piacere rivedere dopo 50 anni. Tanto piacere! Tanto piacere! Tanto, tanto piacere, tanto, il piacere è tutto mio. Tanto piacere, un giorno o l'altro ti voglio rivedere. Tanto piacere, a proposito, tanto piacere. Beh, tanto questo piacere. Aveva anche un sottotitolo, Claudio, che è Varietà richiesta, se non ricordo sì, male. Esatto, perché questo era... Possiamo considerarlo come uno dei primi talk show della storia della televisione italiana? Se lo dici tu non posso che confermarlo, cioè non ci avevo mai pensato. Certamente era una sorta di pre-social, perché la gente, il pubblico, scriveva per richiedere i personaggi in voga, e però con una condizione, che non facessero niente di quello che aveva riguardato la loro carriera. Tanto è vero che Gassman venne e fece una performance pazzesca, ingoiò credo in un minuto 30 Crème Caramel. Tognazzi sì. Si allestì una cucina in un hangar vicino allo studio, tra l'altro sempre qui in Teolada, questo è un patrimonio, è il tempio del varietà, dell'intrattenimento e ora anche dell'approfondimento, per fortuna. E si allestì questa cucina e lui per la prima volta cucinò pubblicamente. Insomma, era bello vedere il personaggio in una sorta di applicazione più umana. Tra l'altro vi vogliamo far vedere, oltre naturalmente ai nomi che Claudio citava, Vittorio Gassman, Gianni Morandi, Ugo Tognazzi, una imprevedibile coppia. Vediamo un po'. Mm-hmm. Non mi viene il dubbio che qualcuno non sappia cosa vuol dire folle. No, adesso. Che ridi?
Che ridi fuori posto? No, non è, ma mica detto una cosa spiritosa, dico, vuoi che ci sia qualcuno che non sappia? No, non ci può essere. Ma mi sembra impossibile, se ne hai parlato tanto. Ma che se ne è parlato tanto? Folk, è la parola che, capito, sì, bisogna fare entrare, folk, perché uno dice, giuro, folk, che tu è folk, cos'è il folk? Cos'è il vocabolo folk, cosa vuol dire? Io ho scoperto che qualcuno non lo sa, cosa vuol dire la parola? Vuol dire popolo, tradizione, popolo, canzone popolare, popolare canzone che nasce, certo. Hai capito adesso cos'è il folk? Oh. Hai capito cos'è il folk? Ah, perché era lei che... Era lei, non l'aveva mai capito, mai. Ah, io ho detto il pubblico, ma era lei. Lei che non ha mai capito cos'è, hai capito cos'è il folk adesso? Io ho capito benissimo, adesso che me l'ha spiegato l'ho capito, perché c'è bisogno di capire cosa vuol dire una parola per capire invece che cos'è una cosa. Come? Io il folk l'ho sempre capito dentro di me, anche se non ho mai capito cos'era la parola folk, poi non so perché devo smanonare. Ecco, lei ha questo pregio, di parlare tanto e non far capire niente, capito? Insomma, che complicità, poi tempi comici pazzeschi. Anche Vianello è stato una fonte di ispirazione irraggiungibile, lo dico sinceramente, non con finta modestia. E l'accoppiata con Sandra credo sia irripetibile anche in questo senso. Vianello ti ha ceduto anche la conduzione di una sua trasmissione. A me hanno ceduto tutto. Poi non sono riuscito ad andare avanti con niente. No. Sette e mezzo, che è il primo quiz preserale della RAI. Allora, l'idea, di la verità, adesso questo ce lo puoi confessare a distanza di anni. La tua idea, in fondo, era quella di spodestare Mike Buongiorno? No, giuro... e quando dico giuro, te crediamo. No, semmai era quella di raccogliere, perché Mike è stato, e lo ricorderemo a vita, non solo per la statua a Sanremo, ma il vero re del quiz, dove un quiz non è stato mai fatto, e lui è partito nel 56. Anzi, il primo programma Rai, arrivi e partenze, dopo l'annuncio di Ava Cercato che iniziavano i programmi televisivi, l'ha condotto Mike. Come fai a pensare di spodestare una grandezza di questo tipo? Poi il quiz è diventato più abbordabile, quindi distaccandosi dai Lascio la doppia, dai Rischia tutto, che sono rimasti mitici. Comunque, da allora Claudio Lippi ha condotto tanti programmi di successo. Uno di questi è Giochi senza frontiere, 1988-1990, nel quale diverse nazioni europee, lo ricordate, si sfidavano in giochi di abilità. Anche in questo caso, guardiamoci insieme il film. Volentieri, grazie. Attenzione, 3, 2, 1... È partito in questo momento Claudio. Abbiamo già indossato il cappello, la giubba. È il momento della calzamaglia. Forza Claudio. Con calma, intanto si avvicendano gli avversari. Stanno accelerando. Claudio infila la calzamaglia. Attenzione, è il momento del pagliaccetto. Non credo che mai nella sua vita Claudio si sia vestito così rapidamente. Ed è la mantella. Mantieni la calma Claudio, stai per completare la prova. Attenzione, quando avrà allacciato completamente la mantella termina il minuto a disposizione. Il tempo limite è scaduto, comunque la soddisfazione di vedere tutto completo l'abbigliamento di Claudio, e quindi insieme verifichiamo sul tabellone il risultato per Castiglione delle Stiviere. L'Italia protagonista con 46 secondi impiegati. Senti, qui viene fuori tutta la tua bravura da telecronista, no? La gestione dei tempi, la ripetizione delle parole che sono più... Ma ti portavano naturalmente queste cose. Sì. Anzi, io devo chiedere scusa all'Europa, che nel frattempo ha tolto davvero le frontiere, perché sono stato a volte disonesto. Ero terribilmente tifoso dell'Italia. Non sarei mai stato un cronista super partes. Senti, mi dicono che tu sei molto metodico di carattere. Malato. Anzi, qualcuno dice che sei un pignolo. È così? Sì, è una patologia, indubbiamente. Cioè io sono... Sai perché forse, non faccio lo psicologo, però ci sono a disposizione, ma non ci vado, è che è talmente, per la mia natura, disordinato il mondo dello spettacolo, o meglio, è fatto di improvvisazione, è fatto di visioni, non c'è un metodo da seguire aritmetico.
Quindi, per contrapporre al disordine un ordine, io se mi metti una penna che ho messo, che metto lì da 50 anni, me la metti 10 centimetri più a destra, ho delle crisi di nervi. Ma è vero che il tuo frigorifero è organizzato in un modo maniacale? È organizzato, cioè io, facciamo una discussione. Cosa vuol dire organizzato maniacale? Organizzato vuol dire che ha una sua logica di disposizione. Quindi, se poi è maniacale, non mi permetto di contraddirti. Però stai molto attento perché... Non ho visto il tuo frigorifero, quindi mi hanno riferito... Ti faccio delle foto e te le mando. No, perché così diamo la sensazione di cosa vuol dire gestire bene il frigorifero. Gestire bene è anche gestire bene la vita, sostanzialmente. Nel senso che io, ad esempio, uso il computer facendo danni mostruosi, però sono ancora pieno di agende, perché lo scritto, la carta, il memorizzare su carta... Per me è un metodo, avere un metodo sempre. Un metodo. Ma nella vita, personalmente, io sono stato molto aiutato dal metodo, sicuramente, quindi ti capisco perfettamente. Claudio Lippi ha legato il suo nome anche ad un programma cult, come si dice oggi, come Il pranzo è servito. E da un certo punto ha messo le mani in pasta, in tutti i sensi. Vediamo. Allora, adesso io non so, sto cercando le parole, va bene? Sì, io ne ho qualcuna, te la presto, cosa vorresti dire? Allora, va bene, adesso io la dico con parole mie, tu la traduci, va bene? Sì. Devi montarlo finché non è bello duro. Va bene. Sei tu l'esperto della parola, io cuocio, io sono una cuoca. È al massimo, Renato. Allora basta. Sì, no, va bene, è bravissimo, guarda, sta venendo su che è una meraviglia. Insomma, al di là delle battute e dei doppi sensi, ma poi alla fine con tutte queste dirette alla prova del cuoco hai imparato a cucinare? Oh, io sono nato imparato. Certamente non faccio piatti a livello degli chef che si sono avvicendati nella prova del cuoco e che tuttora si avvicendano con Domani a Mezzogiorno, mi sembra, degli Antonelli. Sì. Però me la cavo, è che ho una dolcissima compagna, moglie, che provvede... Che quindi ti toglie questo piacere di cucinare, sostanzialmente. Però me ne regala un altro, che mangio volentieri quello che quello cucina. Quello che cucina lei. Un altro passaggio importante nella tua lunga e brillante carriera è stata quella a Tale e Quale Show, nella doppia veste sia di concorrente sia di giudice. Ecco, da giudice che esperienza è stata? Terrificante e irripetibile, nel senso che... È stato anche sempre un motivo di dialogo con un collega che stimo, al quale voglio bene e che ci lega anche un'amicizia quasi come quelle che al di fuori dello spettacolo, che è Carlo Conti. Perché secondo me da una parte è un programma di grandissimo fascino, di grande successo, però che chi fa il mestiere debba giudicare un collega che fa un altro mestiere, ma che lì è costretto attraverso il trucco, attraverso la capacità, è complicato. Quindi il giudizio che porti ad fare una classifica a me pesava molto. Senti, cos'è per te il talento? Talento per me è qualcosa che non sappiamo di avere, e che dovrebbe essere riconosciuto da chi lo sa capire. Il talento, io riporto sempre come esempio quello di Teddy Reno nei confronti di Rita Pavone. Rita Pavone, se non avesse fatto la festa di Ariccia che era organizzata da Teddy Reno, vero talent scout, non credo che avrebbe avuto il passato, il presente e credo il futuro che potrà ancora avere. Perché vuol dire talento è scoprire quel qualcosa che va oltre quello che vedi. Uno dei tuoi miti è stato, ed è tuttora perché è immortale nel ricordo, nell'esperienza vissuta, Domenico Modugno. Allora, guardiamoci insieme questa clip. Qui piango, eh? Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso?
meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato. Tu dici non ho niente, mi sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Ecco, anch'io mi commuovo sempre a sentire Domenico Modugno. E l'ultima domanda, Claudio, perché il nostro tempo tempo a disposizione è finito. Ecco, tu sei uno di famiglia per il pubblico televisivo italiano, sei amato da tantissimi italiani. Che cosa ti senti di dire guardando proprio dritto nella telecamera e quindi guardandolo negli occhi? Che cosa ti senti di dire a questo pubblico? Questa canzone in una canzone ha espresso un concetto della vita che stiamo perdendo, che si rischia di perdere, cioè trasformare quello che sembra insuperabile nel meraviglioso della natura, che questo comporta anche rendersi più sensibili al problema del cambio del clima, della stupidità umana. Milano è risultata nei giorni scorsi la terza città più pericolosa come aria inquinata al mondo. Noi ci stiamo soffocando da soli. Allora, in poche parole voglio dire agli amici che mi stanno seguendo, che mi seguono e che mi seguono anche da quando ho fatto una scelta personale di aspettare di capire come tornare, sperando che ovviamente l'azienda me lo permetta. Questa è un'ottima occasione, ma qui devo ringraziare personalmente te. Tornare a poter riavere quel rapporto col pubblico che credo sia per me vitale, perché il pubblico ha bisogno di gente normale, e con questo non mi sto certamente autocelebrando, che abbia un sorriso a disposizione, che metta da parte tutte le problematiche e che insegni comunque ad avere una capacità di autocritica. Grazie a Claudio Lippi per essere stato con noi, grazie, torna a trovarci, grazie soprattutto per i ricordi che ci hai regalato. Grazie.